Da ben 838 anni a Trebaseleghe si rivive una tradizione antica, la Fiera dei Mussi, detta anche Fie Maria. Una ricorrenza millenaria e importante per il nostro territorio, con una storia tutta da raccontare. In questa nuova puntata di Itinerari Turistici noi vogliamo partire da qui. Secondo l'uso veneto, oggi qui a Trebaseleghe è un giorno particolare. Certo, settimo giorno del settimo mese, quando i mesi si iniziavano a contare da marzo. E questo ci rimanda indietro di molti, molti anni, quando i numeri avevano un significato molto simbolico. Torniamo alla seconda metà del 1100, dove per la prima volta troviamo documenti che nominano Trebaseleghe e subito dopo di seguito si nomina anche la fiera, o meglio il diritto di stazio alla fiera goduto dalla parrocchia di Trebaseleghe. Bovini, equini, attrezzi rurali e merci. Qui abbiamo un manifesto, pensate, del 1928, l'importanza di questa fiera, Francesco. Sì, questa fiera da sempre ha richiamato tutti i paesi vicini e anche oggi sarà così. Assolutamente sì. Allora, Francesco, vieni con me e andiamo in comune, andiamo a conoscere il nostro sindaco e a fare assieme il taglio del nastro, anno dopo anno, di questa famosissima fiera. Grazie, Ida. Grazie a te. Dopo 838 anni si parte anche quest'anno con la Fiera dei Mussi di Trebaseleghe, mangiando cosa, sindaco? È la tradizione, la trippa alla parmigiana, ma di prima mattina, come i nostri contadini predecessori, al mattino ci si nutriva bene e la festa era cominciare con la trippa. Quanto importanti sono queste manifestazioni per la popolazione di Trebaseleghe, ma non solo, anche per tutti i paesi vicini? Sì, la tradizione così lunga testimonia naturalmente il momento di mercato, fiera, di incontro di tutto il mondo contadino, che era l'attività economica di eccellenza dei nostri territori. Quindi per Trebaseleghe è il momento di ricordare le nostre radici, ritrovare il momento di festa, di comunità e vivere l'amicizia, gli incontri tutti insieme. Ed eccomi con l'associazione Arcieri del Basilisco. Buongiorno signor Fausto. Buongiorno. Per restare fedeli alla tradizione avete aperto il corteo con dei vestiti in costume, con riproduzioni anche abbastanza fedeli. A che periodo vi ispirate? Pressa poco la nostra associazione si ispira a quella fase storica che spazia dal 1100 al 1300 all'incirca. Come vengono fatti questi costumi e cosa rappresentano? Come ci si vestiva una volta? Beh, la gente comune non si vestiva certo in questo modo. Avevano dei vestiti molto poveri, molto semplici, delle tuniche anche spesso malandate e sporche. Ma noi rappresentiamo una forza militare che era inclusa in un manipolo di soldati che stazionava all'interno del cosiddetto Castellum o Castrum di Trebaseleghe. Intorno al 1200. E qua si torna in Rio dei 60 anni. Dei mestieri della volta, copiai dal vero e riportai in Picenin. Vedemo in Picenin cosa che si faceva una volta. Guarda qua, guarda il Picenin. Il Picenin qua che se è a femmina in cucina, quindi che se è spassiso, è il carioio, e vabbè, strambassaro.
Quello stramassaro. Stramassaro è quello che giustava i materassi. Si chiama stramassaro. È scoassaro è quello dei scoassi. Dei mondizi. Va bene, mi guago tutto Veneto. Perché se non saia mi dice su. L'ombrearo, quello che giustava gli ombrei per le strade. È l'ataroio. È il pesaro. E la signora che vendeva i gaini. Qui ovi, vedi tu. È il cesso de toi. Cesso de toi, come una volta, vedi tu. Questo è il marangù. Il marangù che faceva robe in legno. Dopo demo le casse da morto a Noeio. E avevamo il prete che tende a Muniga. E a Muniga è quello che si scaldava il mio letto una volta. Ma davvero che c'erano le casse da morto per a noleggio? No, ho scritto, mi fa ridere. Però il faceva le casse da morto il marangù. Marangò faceva. Perché il marangò faceva la casa. Sì. Signor Antonio Mastro Geppetto, qui troviamo le cose che non ci sono più, le cose di una volta, certo, che stanno scomparendo. Esempio la raganella, in italiano raganella, in dialetto raquea, ribega, porquea. I nomi in dialetto cambiava da zona a zona. E cosa serviva? Allora, questa è una tradizione che risale addirittura prima del Medioevo ed è arrivata ai nostri giorni. Quando io ero bambino si suonava nella processione del Venerdì Santo. Perché si suonava? Voi sapete che il Venerdì Santo non suonano le campane, non suonano l'organo, nessun strumento, per rispetto del Cristo che è morto. Sì, invece questa la Chiesa la permetteva di suonare perché non lo considerava uno strumento, ma anzi, questo rumore sordo, rauco, ma anche forte che faceva, secondo questa antica tradizione, richiamava la morte del Cristo. Me lo faccia sentire. Ma perché? Perché si sceglieva in queste zone il musso e non un altro animale? Il musso lo sceglievano perché lo attaccavano nel carro, per andare nei campi, portare via il fieno, legname. Invece la mucca era un po' diversa, ho capito. Che cos'era? Un animale più docile, più leggero, sì, più buono, per carichi? Più leggero, più lo domavi meglio, ho capito. Invece la mucca un po' più difficile, hai capito? Sì. Bene, d'accordo. Si è aperta la sfilata della fiera con i buoi e non con i mussi. Perché? Ma allora, questa è una coppia di grigio alpini, di razza grigio alpino, che è una razza che fino a 50 anni fa popolava molto tutte le aziende, tutti i contadini avevano in stalla questa razza. La vacca perché era docile, buona e quindi tirava il carretto per la vendemmia, per il fieno, mentre i maschi castrati, il bue, la coppia di bue, era per i lavori pesanti, quindi trasporti pesanti o per le arature. Assessore, tante le novità in questa fiera a partire dal corteo. Certo, per esempio oggi abbiamo iniziato con i nostri arcieri del Basilisco che hanno fatto il loro rito e ci hanno accompagnato appunto per primi nel nostro corteo tradizionale. Dopodiché abbiamo anche la trebbiatura, cosa che non avevamo gli anni scorsi, abbiamo la trebbiatura d'epoca e questo appunto intanto si inserisce molto bene nella nostra fiera e poi è un rievocare ancora le tradizioni del passato. Sei già stata a mangiare la trippa questa mattina alle 6:30? Assolutamente no, infatti io, Ida, devo correre perché è la nostra tradizione, quindi direi che andiamo a mangiare la trippa. Con questa trebbiatrice siamo in che anni? Questa trebbiatrice nasce dal 1901-1902 e si completa il ciclo nel 1960-64. Erano le antesignane delle mieti trebbiatrici, per cui venivano prodotte da due grandi ditte dell'Emilia Romagna e del Piacentino, la Orsi e la Bubba Artemio. La trebbiatura era come una festa, non era un semplice lavoro. Le famiglie per un mese e mezzo facevano comunità. Esatto, le famiglie si aiutavano ed era un reciproco e mutuo soccorso che ognuno lavorava nella casa dell'altro perché c'erano uomini da paglia, uomini da sacchi, eccetera, e durava un mese e mezzo, due mesi. Anzi, più famiglie si riunivano in una stessa aia per economizzare la trebbia che arrivava da lontano.
si parla di Fiera dei Mussi non si può, sindaco, non parlare dell'aspetto culinario. È vero, e la trippa è il piatto tradizionale della Fiera dei Mussi. Poi c'è anche il baccalà, ci sono costicine e ossetti. Costicine e ossetti, che sono gli ossetti di maiale che vanno ciucciati pian pianetto, vero? Sì, anche lo spezzatino di musso. Quest'anno abbiamo lo stand qui a cura dell'Associazione Antica Fiera dei Mussi e abbiamo lo stand anche in piazza con Osti in Strada. Intanto noi adesso ci mangiamo la nostra trippa, perché è un passaggio che qui a Trebaseleghe che tutti devono fare. Lasciamo Trebaseleghe e la sua tradizione millenaria. Non lo diciamo noi, lo raccontano gli 838 anni di questa fiera, che sono le cose semplici e genuine di una volta che ci rimangono nelle menti e nei cuori, fino a diventare storia. Grazie ai gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata e naturalmente vi aspetto alla prossima puntata.